Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Gesù ha rivelato ai suoi discepoli che lui è il pane disceso dal cielo per darci la vita. Però questa vita ce la dà per mezzo della sua morte. Questo discorso è duro da accettare, dicono i suoi discepoli. Non solo i giudei non credevano in lui come Messia disceso dal cielo, ora anche i discepoli cominciano a dubitare e ad allontanarsi. È facile accogliere quel Gesù che fa miracoli ed esaudisce le nostre preghiere. È difficile accettarlo e seguirlo quando parla della croce e della morte. Gesù chiede ai suoi di confermare o meno la loro scelta e quindi specifica ancora una volta: «Vi scandalizza sapere che io salgo dal Padre in cielo dove ero prima? Ciò è necessario perché io possa donarvi lo Spirito Santo che dà la vita. La carne, cioè la vita terrena, passa, non giova a nulla. Per avere la vita nella sua pienezza è necessario aderire totalmente, affidarsi a Lui con piena fiducia». E Gesù mette anche i suoi 12 apostoli di fronte alla scelta: «Volete andarvene anche voi?» Questa stessa domanda egli la rivolge anche a noi oggi. Cosa decidiamo di rispondere? Come decidiamo di proseguire, con lui o con il mondo? Pietro sceglie Gesù. «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».